Salve a tutti ragazzi, io sono Vrex e io sono Leon e vi diamo il bentornati a Vrex Games. Dunque, nello scorso episodio avevamo visto quel bellissimo gioco di Without My Emotions 2. Il seguito. Cosa abbiamo trovato adesso? Esatto. Cioè, perché se vi ricordate il primo era... c'era una discoteca in fondo. Sì, no? Finiva con la discoteca. Nel 2 abbiamo trovato un mostro che scappa da un bagno, probabilmente perché noi l'abbiamo infastidito. Sì, e che dopo si è dato fuoco. Cioè, prima è entrato nel muro. Prima, esatto, è entrato proprio fisicamente nel muro. E poi si è teletrasportato oltre una fiamma perché ha preso fuoco. Vabbè, sì. Quello era Without My Emotion 2. 2, esatto. Quando sono stato colpito io dalla fiamma, mi ha ucciso un mostro che nemmeno era presente. Era il mostro dell'icona. Sì, infatti, sì, sì. Cioè, che non è mai apparso poi nel gioco alla fine. Cioè. No, è apparso la moglie, la zomba che abbracciava. Sì. Quindi oggi vedremo l'ultimo capitolo della trilogia, Without My Emotion. Spera l'ultimo, cioè. Se non faranno 4, oggi vediamo il 3. Sigla. Così si lancia la sigla. Ah, ok, così proprio al liscio, proprio qua, vedi che almeno si vede anche l'effetto. Ecco, ovviamente. Secondo me si è abbonato a Unity questo supporto. La discoteca, questo calcio l'ho detto all'inizio. Cioè, è tornato. Sempre queste musiche Play 1. Sì. Ti consiglio anche di usare le cuffie per giocare, vedi? Cioè. Attenzione! Questo game è raccomandato per giocare con il telefono in testa. Sì, esatto. Oddio. Cosa ti ricorda? Mamma mia. I mattoni rotondi. I mattoni rotondi, poi, belli. Cosa mi ricorda? In Without My Emotion 1 c'era quel tunnel che usciva fuori dal muro fatto con i mattoni rotondi. È vero. Prima dello scheletro, giusto? Cioè dello scheletro che ti appariva, che volava, insomma. Tutto tranquillo fino a quando non avevamo raccolto la chiave e subito quel suo effetto oro. Sì. Cin. Vabbè, click to start qua. Le memorie, mamma ragazzi. Mia. Quel gioco lì è trash puro. Strat the game. Ho strattato il game, Infatti è imploso. Allora, la grafica è un po' migliorata, cioè rimango quello che ho detto. Un rettangolo, questo dovrebbe essere spiaccicato, una tapparella spiattellato proprio, sembra una tapparella per il sole che sta qui. Sì, oppure un tipo il tetto fatto con i tegoli, però tegoli schiacciati, non le tegole, con i tegoli. Bravo questi dialetti. Sbrilluccica cosa? La parete, vedi c'è questo effetto. Che siamo in una grotta, in una caverna? Questo è il tavolo delle operazioni, vedi? Sì. Boh, cosa? Exit. Abbiamo finito il gioco, col ragazzi. Muro. Ci vediamo alla prossima. Posso saltare? Sì, ho saltato su. Oddio, che salto. Non c'è la gravità. È Superman. Però siamo comunque bassi, Sì. Io ho notato che molti sviluppatori indie hanno dei problemi con le proporzioni del personaggio. Non sanno settare la scala del personaggio rispetto all'ambiente. Lì. Questo è dove c'era nel menu la zombie. Guarda, qualcuno fa la pipì. Sì, in lontananza, guarda. All'infinito. Ma chi è che si mette il disturbo di piazzare una luce sul suo... Ti t'ho detto, era tipo all'inizio. Oddio, tutta rizza così. Che cos'era? Era una donna. Come la con le spalle tutte irrigidite, bro. Che è entrata nel... Cioè nel muro è entrata. Cos'è qui? Oddio. Qualcuno ha sganciato, ragazzi, eh. Occhio che quello ma è verde poi, Verde color Hulk, proprio. Però non fa nulla. Aspetta, come dice mia madre, mangerai bene ma cagherai male. Esatto. Con Unity ha iniziato a usare gli effetti delle scintille. Mamma mia. Un applauso, che professionalità. E poi ti trovi il pannello che è un è una texture. Sì, spiaccicato proprio lì.
bellissimo, cioè, ma questo è un'opera d'arte questa. Questo qui è il coso del DJ, il mixer. Cioè, infatti. È un mixer, cioè. Perché nell'inbus... Ha cercato su Google mixer e ha collato le immagini qua. Ha cercato con un pannello con manopole, sì, è venuto sì, fare sì, il mixer. Sì. Guarda, oddio, la stessa capsula del gioco precedente. È vero. Ecco dov'è il collegamento con il gioco, vedi, di prima. Sì, ma nel primo non c'è... Oddio, uno scheletrino. No, è... Ah, è quello che ci è venuto addosso nel primo, vedi? Aspetta, ma quella macchia nera sarebbe sangue? No, è l'ombra. No, oddio. Ma l'ombra è pixelata, vedi, tutta quadretti. Sì, e guarda... Oh mio Dio, cioè... Guarda lo sfondo, se non fosse grigio, non fosse tipo marrone, sembrerebbe essere su Marte. Sì, è vero. Il pavimento, cioè, non è adesso un pavimento. Sembrano vermi adesso. Sì, sì. Queste texture bellissime scaricate, cioè, da Google. Non parole. Tasto è sempre da sistemare. No, non va. Ah, stavolta non va proprio. Cioè... Allora, do not release. Ah, non lo... Stand behind a wall front of green mist. Si trova vicino a un muro la di fronte alla foschia verde. Esatto. Ma io qui... Cioè, ma non ho capito. No, non rilasciarlo. Che cosa? Ma infatti non si capisce a cosa si riferisce. Cioè, credo a questo, però non... Perché guarda, sto premendo E e non lo sto lasciando. Forse devo tenere pigiato E fino alla foschia verde? No. Forse, però... No, se è così è malato, è possibile, però. Prova a premere quel pulsante lì, anche se dubito succeda qualcosa. Oddio, sì. Bravo. Больно. Нужно найти эту чертову канистру с бензином и запустить аварийный генератор. Слышал пирата и баста. Сара стато. Это respiro. Che è la litata dell'aglio. Ah, è vero. Hai sentito. Però l'unica cosa che voglio dare addito, cioè voglio dare dire di positivo di questo sviluppatore russo è che ci sa prendere bene le tracce audio. Ah. Perché ricordano, sì, quelli dei giochi della Play 1. Anni 90. Sì, e non sono brutte, eh. È vero, quello sì. Molto retro, non sono. Cioè, fa schifo in questo contesto, però non sono brutti i suoni. Io ogni volta, allora, cioè, tutti questi suoni mi ricordano molto Codename Tenka, per dire, che era un gioco della Play 1. Ma sono fiocchi di neve quelli, non è? Cioè, vai. Stavo per dire anch'io. Fiocchi, sì. Riappare la signora, dov'è? Eccola. No, era il bimbo. Ah, era il bimbo che perché stappava. La signora la stavo cercando, no? Oddio, cioè, è sbucato dal muro, vedi che... Vabbè, ma questa è la loro prerogativa, quella sì. Di essere dove non dovrebbero. Ah, aveva i poteri, via. Eh sì. È andato la famiglia là, suppongo. Perché quella è la famiglia Rompini. Sono dove non devono essere. Esatto. Ah, è uscito, se n'è andato, vedi. Basta con questo respiro. Questo aglio. Mangiati una mentina, per carità di Dio. Ok. Il problema però... è che arrivato a un certo punto in questi giochi senza emozioni uno non sa cosa deve fare, dove deve andare. C'era anche una guida, un suggerimento, nulla. Forse ci è sfuggito quei muri. Ah, vedi, cos'è? Si è aperto. Sì, si è aperto il tunnel. Gettando. No. No, non è aperto, scherzavo. Si è aperto il tubo lì del gas. Oddio, ma l'acqua. Her water flow strange. Ah, ecco. Ah, infatti, fatta è strano, apposta, sì, ecco. Cioè. Oddio, lo stacco del muro. Infatti dicevo, che diavolo. La parete di un no, neanche un cracker. Cioè, è la parete di latta. Di carta proprio, sì, di foglio. C'è un foglio. Ma lo scheletrino c'è sempre, sì. Allora, non rilasciarlo. Sta vicino al muro. No, behind è dietro. Sì, dietro. Sta dietro al muro, di fronte a... la foschia verde, sì. Cioè qui, ma c'è... il muro è chiuso da quella parte. Ripremi quello, ma mi sembra strano.
c'era lì qualcosa, guarda. No, niente, non funziona, no. E non riusciamo a capire quella scritta sul muro. Le vedi anche te quei puntini laggiù? Sì, 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 però... sembrano occhi. Ah, no, ah, sono qui. No. È il mirino. È il mirino. È vero, sì, è vero. Non si vedrà dal video, no, ma ci sono due puntini microcellici. Sì, infatti, proprio. Al centro dello schermo. Questo pulsante mi sembra abbastanza... infatti, vedi che esce, quindi sembra una cosa da premere. No, secondo me non... Siamo costretti a interrompere qua perché non sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo completamente privi di idee, quindi... Perché scusa, la foschia verde è questa qua. Di fronte alla foschia verde è quel muro là, giusta, dietro il muro. Sì, ci sono solo quei due muri, infatti. Questo qui, mi ci sono fermato 30 volte, non va. Questo qua. Cioè, quasi quasi mi verrebbe da resettare il gioco e vedere se magari si è bancato. Forse si è bancato. Facciamo un ultimo tentativo dai, nel caso... Sì, sì. Qui niente. You need to find a can of gasoline and run, it's energy generator. Ah, devi trovare una bombola di gasolino, cosa c'è? Di gasolino. Sì, di, vabbè, benzina. Gasolio, sì. Il gasolio sta all'inizio. Devi prendere la bombola di gasolio e metterla lì dentro nel generatore, te l'ho scritto. Sì. Ok. Adesso forse. Ci siamo. Non è detto. Perché prima era tutto in russo, non ci abbiamo fatto caso. Perché hai visto tutto sotto era in russo sì, e sì, una frase solo esatto, in inglese. Esatto. Allora, gasolina allora, sta qua, eccola qui. Dovrebbe essere questo. Vedi? Super, fammi gasolina. No, need go back and generator. Il generatore, ok, che è quello di prima. Okay. Adesso sappiamo che questo video verrà tagliatissimo. Lo sapevo, volevo. Oh, cos'è? Nemesis. Corri, scappa, c'è Nemesis! Buttalo via! Non lo puoi buttare! No! Non va più veloce di così! Che ma sono fai? Fucilate! Sì! I passi sono fucilati! È sparito! No, sì. Li fermo! Però lo devo... Sì, ma cos'è? Vai! No. No, ma perché? Volevo fare il giro, dovevo raggiungere il generatore! Mi sa che lo devi far bloccare al tavolo! Dici? Eh sì, mi sa di sì! Ok! Ai, poi cosa vuol dire ai? Ai, sì, ai vuol dire ai che sei fatto male? Ai, questa è l'esclamazione ai. Ora c'è il bambino. Di solito ci va l'H. Vabbè, dove ci facciamo? Il bambino. Ci fai caso, i suoi passi sembrano fucilate. Guarda lo score, vai subito indietro. Ma tu? Non ti sta seguendo? Sì, sì. Hai ragione, il fucile a pompa. Vieni. Eccolo, vai, fallo incastrare. Vai. Si è incastrato? No. Sì. Cioè, non si è incastrato però. Forse la foschia verde, muore nella foschia verde. Hai ragione. Sì, però fa venire ansia, cioè, lo senti lontanissimo e poi ti senti il rumore. È vero, dire, è no? Vero, sì, sì. Sembra che si sia teletrasportato dietro di te. Non si vede più. Vabbè, seminato, dai. E adesso? E ora? No. Ma è lontanissimo. Vai, premi. È premuto? Sì, non va. Ma dov'è? Ma è sparito il mostro. No, non c'è andare di là, non c'è andare. Non ci vuole andare più. Premi? Non va. Non va? Però è sparito. Ah, no, aspetta. Sì, il rumore del generatore. Mi sa che adesso dobbiamo andare di là. Adesso sembra tranquilla la situazione, quindi... L'hai gufata, eh? L'hai appena gufata. Boh, proviamo, eh. Al limite scappi. Infatti con quello c'è, quello che scappi. Però adesso vai, va bene. Adesso fa l'ansia. È l'unica cosa che possiamo fare. Vai, giocati. No, dai. Vai. Ce la puoi fare, forza. Vabbè, dai, al limite si muore. Dimmi che l'uscita è aperta, dai. Dimmi che questa tortura è finita. No, si sono aperti. Io ho paura che... Ok. Ok, quindi si è aperto questo muro. Ora la discoteca. No. Vedi? Te l'ho detto, la diritti sono sempre.
Ah, che è un generatore? Un motore? Si capisce da dove viene, a volte te lo senti a destra, altre a sinistra. È una zanzara meccanica che sta... Oddio, ah, pannello! No, ah, vola addirittura, cioè... Ma non si deve fare niente in questa stanza. Cioè, si è attivato questo rumore e basta. Proviamo a andare all'uscita. C'è una macchina laggiù? Vedo una macchina. Ah, ci sono... Uno, due, tre. Tre macchine, boh, l'ultima. Tre macchine, sono tre tunnel che vanno nello stesso parcheggio. Sì, sì, però nel senso ci sono tre... Che c'è qui? Prendiamo? Need for Speed? La prendo questo, dai. Non posso, non ho le chiavi. C'è una luce rossa, cos'è? La radio per la Allora, fra poco parte un timer, devi correre verso dove? Verso l'uscita. Ok. Ma dov'è? Ah no. No, corri verso l'uscita, la exit quella originaria all'inizio. Perché hai detto che esploderà tutto perché ha piazzato l'esplosivo qua dentro. E perché? Parola. Per il virus, c'era scritto, per evitare che il virus si espanda. Di solito si crea un punto di contenimento per evitare che il virus si espanda. Non è che si fanno esplodere le cose così a caso. Ho detto di scappare perché sennò esplodiamo. Che... No, sì. No! No, perché? Perché non mi ha fatto un tempo? No, mi era apparso un mostro da destra. Sì? Ho visto con la coda dell'occhio, ho visto degli occhi rossi, della roba rossa uscire da. No, io non l'ho visto. Oddio! No, hai visto? Sì, ha girato! No! Cioè. Come mai? Perché? Cioè, in base forse era, si era tempo. Si era dimenticato che doveva andare. La strada. Cioè, è fantastica sta cosa. No, dovrebbe essere sparito. Io aspetto un attimo. No! Perché? No! No! Ah! Che così puff! Non avevo voglia di rifare tutto. È sparito. Però ha attraversato la foschia. È già il secondo bug, eh? È vero. Il terzo vero. Qual è? Che non ci sono più. Non c'è più il pulsante da premere in fondo? O che magari il mostro spunta fuori adesso? Io ho paura, però se appare il mostro come facciamo a raggirarlo? Perché in teoria... Eccolo, vedi? Aspetta, calma. Con calma. Eccolo. Via! Scappa. Via! È la donnina! Dobbiamo fare il giro del tubo. Raggiralo, devi raggirarlo per forza. Ma cos'è un cavallo? Cioè, sembra una bestia. Io però non posso girarmi indietro. No. Non trapassare il muro, non trapassare il muro. Non tornare indietro dal buco. Ok. Ti immagini se la ferma. No, indietro. Oddio, non c'è più rumore. Non lo dire. Che ce l'abbiamo ancora dietro. Come Mr. Shotgun ai piedi. Quello, cioè Mr. DJ, questo è Mr. Shotgun. Vero, sì. La famiglia Rompini. L'uscita, vedo l'uscita. Io no, vedo me. Eccola. No, è tornata. Ah, discoteca. Sì, dov'è? No, ma ancora questa. Puoi sentire? Abbiamo finito. Finito. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, alla fine abbiamo capito fatto. Come si doveva fare. Devi fare tutto in ordine perché altrimenti non funziona. Ed è un gioco di merda. Cioè, è cascato sempre più nel peggio. Sì, sì, infatti. Però dai, almeno i titoli delle canzoni le ha messe, vedi? Posso dire una cosa, il primo era il meglio di tutti. Sì, per quanto era trash, il finale era più. Non lo batte nessuno il finale. Siamo riusciti vincitori anche da questo gioco terribile. Questo veramente va da. Gli sbagli. Vabbè, verrà tagliatissimo questo video. Hai preso le ripetizioni per fare questo gioco? Sì, esatto. Vabbè, ragazzi, anche per questa avventura è finito. E noi ci becchiamo. Ci vediamo. Al prossimo video. Per il prossimo video è una cosa fatta in 3 giorni. Ah, addirittura.
tre giorni. È un gioco fatto in tre giorni. Quindi noi ci becchiamo alla prossima puntata.